Ducati Monster 821 è la moto protagonista di questa nuova puntata di Compra la Usata. Arrivò nel 2014 dopo la sorellona 1200 di cui riprendeva linee e design. Se la state cercando usata ve lo diciamo subito, il suo motore guadagnò l'Euro 4 solo dopo il restyling del 2018, ma non perse comunque il vizio di un sottosella abbastanza caldo soprattutto d'estate. Seguiteci e vi racconteremo tutto di lei. Il Monster 821 arrivò insomma come nuova porta d'ingresso al mondo Ducati, un modello più piccolo nelle dimensioni del motore della sorellona 1200, di fatto entry level di casa Monster e in generale di famiglia Ducati, perché andò a sostituire il Monster 796, che rimase in produzione fino alla fine del 2014. In comune con la sorellona traliccio, design e serbatoio, con stesse quote di canotto e avancorsa, 24,3 gradi e 93,2 mm, ma con un inedito forcellone, diversa forcella, non regolabile, e aspetto importante un interasse più piccolo di 31 mm, che potrebbero sembrare pochi, ma alla guida sono una rivoluzione. Complici il peso minore che ferma l'ago della bilancia su 205,5 kg in ordine di marcia, la ruota posteriore più piccola da 180/60 solo Pirelli Diablo Rosso 2, perché questa dimensione la montavano solo il Monster 821 e la Street Fighter 848. Anche l'impianto freno cambiava, più economico, ma sempre Brembo con pompa assiale. In rete si trovano diverse offerte con costi variabili, logicamente, per le versioni pre-2018, che danno una media che si aggira intorno ai 5-6.000 euro, e 7-8.000 euro per i modelli prodotti dal 2018 al 2020. Ultimo anno di produzione del Monster 821, che poi cedette il passo al nuovo Monster, che tagliava definitivamente i ponti con quel traliccio in tubi messo lì ben in vista, vera e propria bandiera di questo modello di moto, sostituito con telaio front frame in alluminio. Tra le due versioni, come detto, l'omologazione Euro 3 della prima serie, che passava ad Euro 4 dopo il 2018, cambiavano anche la dashboard e alcune parti estetiche, come ad esempio i fari e le frecce differenti e non compatibili. Attenzione quindi anche a questo aspetto. Se state valutando una moto non in perfette condizioni, con l'idea di reperire in rete ricambi e sostituirli, controllate bene che siano comuni alle due versioni. Se parliamo di richiami ufficiali, l'unica segnalazione coinvolse i modelli prodotti dal 2018 al 2019 e riguardò un'interferenza tra il perno della punta della leva del cambio e la leva stessa, che poteva non essere adeguata causando il distacco del perno. Ma c'è da dire che interessò solo alcune unità vendute in Polonia ed Olanda. In ogni caso, anche per Ducati, collegandovi sul sito ufficiale www.ducati.com, sotto la sezione servizi e manutenzione troverete campagna sicurezza e aggiornamento, uno spazio dove inserendo il numero di telaio del modello che state valutando potete verificare se sia stato oggetto di richiamo ed informarvi se sia stato eseguito dal suo proprietario. La sua unità rimaneva il bicilindrico 821 già utilizzato dalla casa di Borgo Panigale, raffreddato a liquido, rivisto in alcuni aspetti e capace qui di 112 cavalli e quasi 90 Nm di coppia massima. Era prevista anche la versione depotenziata da 35 kW per patenti a 2, ma fate attenzione, se usciva di fabbrica omologata depotenziata è possibile tecnicamente riportare la potenza piena, ma non è più possibile riomologarla. Quindi fate attenzione a cosa pensate di fare in futuro della moto che state acquistando. Di lui piace l'erogazione regolare, bella sotto, non sussulta, non scalcia, spinge bene i medi, ottimo nell'allungo che ha birra fino a 10.000 giri ed oltre. Di contro, il cilindro sotto la sella scalda, soprattutto d'estate, e il calore si sente abbastanza quando si è fermi, ad esempio a un semaforo, o nel traffico a basse velocità. Elettronica full e di serie, come era ormai già da tradizione di Borgo Panigale, Trail Mod, Sport, Touring e Urban, che taglia a 75 cavalli, con traction control su 8 livelli e ABS su 3. Must frizione APTC, morbidissima con anti saltellamenti.
Tra i problemi riscontrati negli anni, alcuni utenti hanno lamentato lo spegnimento del motore durante la marcia, che poteva nascere da diversi aspetti, dal cambio elettroassistito ed il suo sensore che interrompe l'alimentazione, al comando del gas elettronico, oppure il corpo farfallato o la centralina elettronica e il cablaggio elettrico di tutta la moto. Non ci fu nessun richiamo ufficiale perché si presentò in rari casi e su moto nuove, quindi tutto fu risolto in garanzia. Ma se la moto che state provando a pochi chilometri all'attivo, chiedere è sempre lecito. Fate il successo e si abbia fatto tutti i controlli quando la moto era ancora in garanzia, perché una volta scaduta la spesa potrebbe essere anche importante per risolvere il problema. Lato guida, il Monster 821 era a tutti gli effetti una moto accessibile, ovvero facile e gestibile per chi si avvicina alle moto. In sella le braccia sono larghe e il manubrio offre una leva vantaggiosa e comoda. Le ginocchia sono leggermente raccolte ed il corpo è ben inserito nella moto con una posizione di guida attiva, sportiva. Fruibile in città, anche se non ha un angolo di sterzo particolarmente favorevole per manovre a basse velocità, equilibrata nella ciclistica ed efficace nella guida. Erogazione rotonda e con assetto sostenuto, più rivolto alla sportività che al comfort, come da sempre impone il prodotto di Borgo Panigale. Infine, più accessibile nel prezzo rispetto ai prodotti in gamma, nel senso che costava sotto i 10.000 euro. In conclusione, Monster 821 rimane un prodotto Ducati, il motore entry level ma capace di divertire in termini di sportività quando lo si fa girare agli alti regimi, così come reattività, percorrenza curva e stabilità eccellenti. Insomma, con lei è più facile anche andare forte. Bello il sound poi che coinvolge con l'udito di chi guida, che ringrazia. Altri difetti? Le pedane pilota intralciano un po' i movimenti e la frenata aggressiva all'anteriore, forse troppo sportiva visto l'interlocutore e il luogo, la strada, a cui si rivolge il prodotto Monster 821. E poi lo spazio per il passeggero, che si questa moto è ridotto ai minimi termini, insomma, anche qui da sportiva vera.